Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 4, episodio numero 40. Anche questo dal colore ufologico. Il link lo trovate in descrizione di questo podcast, che vi rinvia alla mia bloggata paleofologica dal tema La trasfigurazione di Gesù in Matteo 17, in Marco 9:2-13 e in Luca 9:28-36. Allora, del perché i quattro Vangeli del Nuovo Testamento siano scevri da elementi alieni avevo già discusso in paleocontatti indiretti nel paragrafo 18.2, alieni e religione cristiana giudaica, valutazioni e rischi, pagina 155 e successive. Tuttavia ne ricorderò brevemente le ragioni. Gesù ha il corpo di un essere umano. Anche se è statisticamente possibile che nella nostra galassia possano esistere varie culture aliene cugine, composte da extraterrestri mammifero umanoidi, questi alieni, come noi mammiferi terrestri, sconterebbero un ritardo evolutivo, per cui il loro livello tecnologico sarebbe uguale o inferiore a quello terrestre. Anche loro, come noi terrestri, sarebbero incapaci tecnologicamente di viaggiare efficacemente nella galassia per svariati anni luce. Confrontare con l'ufologia osservata con strumenti concettuali di paleufologia razionale, in capitolo 22, paleufologia razionale e razza aliena, pagina 118. 2. Anche immaginando che degli alieni, saurici sapiens o insetti sapiens, avessero creato degli ibridi alieni umani con DNA umano dominante, spedendoli sulla Terra in esplorazione della cultura terrestre, con lo scopo di studiare dal basso della piramide sociale la cultura terrestre, confrontare con elementi di paleofologia razionale, in assioma numero 3, gli alieni tecnologicamente avanzati saranno sicuramente razionali, pagina 10-11. È tuttavia logicamente ovvio che tali esploratori antropologi alieni, ossia degli ibridi alieni umani con DNA umano dominante, terrebbero un comportamento low profile, in modo da restare indetectati dalla memoria storica umana e per poter andare e venire a proprio piacimento senza essere scoperti, non lasciando memoria storica. Tuttavia, nel Vangelo esiste un passo, forse l'unico passo, potenzialmente interessante a livello ufologico, che merita di essere esaminato con cura per valutare se vi sia qualche traccia aliena tra Gesù e gli alieni. La trasfigurazione di Gesù in Matteo 17, stesso passo lo si ritrova in Marco 9:2-13, quanto in Luca 9:28-36. È la storia del monte Tabor, per chi non la ricordasse. Alcune considerazioni, analisi ufologica ed esotecnologica dei tre testi, che nella mia bloggata
trovate il rinvio diretto ovviamente a Vangeli interconfessionali. Punto 1. La trasfigurazione di Gesù consiste in un istantaneo cambiamento d'aspetto che però mutò la forma umana. Infatti le sue vesti divennero bianche e luminose, ed il volto divenne splendente come il sole, da cui si desume che il volto umano scomparve per essere sostituito da una sorta di piccolo sole che brillava. Nelle tre narrazioni sembra che esista un missing time. All'improvviso i tre testimoni, Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo, a loro giudizio videro, quasi come se fossero comparsi dal nulla, due esseri antropomorfi che interpretarono come Mosè ed Elia. Punto 3. La riprova che probabilmente le due entità umane non erano Mosè ed Elia la si ha nel passo. Allora Pietro disse: Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi preparerò tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Questo passo è presente in tutti e tre i Vangeli. Ma Gesù non diede risposta alla domanda di Pietro. Gesù non confermò l'identità delle due persone, per cui l'interpretazione sulle due entità umane resta solo un'opinione debole dei tre testimoni, in particolar modo solo di Pietro. È invece possibile che le altre due persone di forma umana fossero o Dio e la Santa Trinità, oppure degli angeli, che si fossero materializzati usando la forma umana, in modo da non spaventare i tre testimoni umani. Anche i due testimoni emisero luce, avevano i vestiti cangianti e probabilmente non era visibile il volto umano, ma come Gesù comparve al posto del viso, quindi della testa, un piccolo sole. Non si capisce perché Pietro pensi che le due entità siano Mosè ed Elia, ma dalle tre versioni si capisce che Giacomo e Giovanni, quindi Giovanni era fratello di Giacomo, sono assai più svegli di Pietro, perché scendendo dalla montagna sono proprio probabilmente Giacomo e Giovanni che ripropongono la domanda a Gesù per confutare l'errata idea suggerita da Pietro sulla presenza di Elia e Mosè. Apparve poi, cito, una nuvola luminosa che li avvolse con la sua ombra, pardon. Se è una nuvola che fa ombra è evidente che la cosa avvistata dai tre testimoni non può essere luminosa, altrimenti la stessa cosa non potrebbe fare ombra. È lecito interpretare, dato che le nuvole stanno in cielo, si può inferire che sia comparso istantaneamente in cielo una sorta di grossa nuvola che metteva luce intensa, poi i raggi di luce dentro lo spettro visibile sarebbero rapidamente traslati verso il blu e l'ultravioletto, tanto da creare la sensazione che la nuvola avesse creato un'ombra. Oppure, dato che il proscenio dell'evento era in un monte, in un luogo solitario, è anche possibile supporre che il luogo dell'evento sia stato inondato e permeato come una nebbia di luce, così come le nuvole appaiono come nebbia quando basse di quota incontrano le cime di montagna, con raggi di luce dentro lo spettro visibile, che poi sarebbero rapidamente traslati verso il blu e l'ultravioletto, tanto da creare la sensazione ottica che la nuvola avesse creato un'ombra. In ogni caso, l'ipotesi di un varco interdimensionale pare coerente con la descrizione fornita in tutti e tre i Vangeli. Punto 7. Una voce forte, oppure un timbro non umano, spaventò i tre testimoni, tanto da indurli a prostrarsi con la faccia a terra. Mentre scendevano dalla montagna, Gesù disse a Pietro, Giovanni, fratello di Giacomo, e Giacomo, di non dire niente di quello di cui avevano assistito, a meno sino a quando il figlio dell'uomo non sarebbe risorto dai morti. Dio, Cristo, lo Spirito Santo, nella loro forma originaria, non sono esseri umani, altrimenti non direbbero il figlio dell'uomo,
quasi che volessero specificare la natura di un essere allora alieno, ritenuto un ibrido, ma che conserva la capacità sovrannaturale di convertire atomi in fotoni. Pietro aveva interpretato le altre due figure umane come Mosè ed Elia, ma alla sua domanda Gesù non ebbe mai a rispondere. La non risposta è un segno evidente che fece dubitare Giacomo e Giovanni sull'identità dei due esseri luminosi, per cui i tre testimoni riproposero la stessa domanda appunto a Gesù, cercando di capire se almeno uno dei due esseri avrebbe potuto essere Elia. Dalla reiterata domanda si capisce che due dei tre testimoni non erano convinti che le due entità osservate fossero state Elia e Mosè, come invece Pietro andava suggerendo. Gesù alla domanda diretta rispose dicendo che non era Elia, quindi nemmeno Mosè, le due entità umane che erano state osservate. Il ruolo di Elia era stato già interpretato da Giovanni Battista. Dal testo si capisce che nella trasfigurazione di Gesù in Matteo 17 e in Marco 9:2-13 e in Luca 9:28-36 le due entità umane che misteriosamente compaiono sul monte non erano Mosè e non erano Elia. Non si sa di cosa stessero parlando le altre due entità con Gesù, ma il racconto della trasfigurazione di Gesù sembra un test che Gesù fa sulle proprie capacità di trasformarsi da essere biologico fatto di materia in essere energetico di luce, una conversione istantanea di materia in energia, mentre le due entità vicino a Gesù sembrano quasi assisterlo, controllare i risultati di questo processo di conversione materia-energia. Nel processo di conversione da materia a luce è quasi come se la fisica a noi nota degli atomi si trasformasse interamente in fotoni, oppure che la forza nucleare debole diventasse l'unica forza inglobando l'interazione magnetica, gravitazionale e nucleare forte. Durante questo processo, leggendo Luca 9:28-36, si ha l'impressione che l'aver assistito a tale processo di trasfigurazione avesse tolto la parola, ossia la voce, a Pietro, Giacomo e Giovanni. Ricordo, Giovanni era fratello di Giacomo. Forse a causa della polvere sollevata dalla nuvola luminosa, che farebbe pensare ad un oggetto solido in atterraggio, oppure al vento causato dalla sovrappressione atmosferica causata dall'avvento istantaneo della nuvola luminosa, quasi simile ad un'esplosione. Valutazione ufologica ed esotecnologica. A mio avviso il testo del Vangelo, la trasfigurazione di Gesù, descritta in Matteo 17, in Marco 9:2-13, in Luca 9:28-36, ha molto probabilmente la testimonianza scritta di un'apertura interdimensionale. La sovrappressione atmosferica comune in esplosione. La presenza di luce intensa che poi vira verso le frequenze vicine all'ultravioletto che fecero ritenere ai testimoni l'errata idea della creazione di ombre. Niente di simile è mai stato osservato nei casi paleufologici o ufologici noti, dove i velivoli alieni invece disegnano un piano siderale balistico inerziale alimentato da reattori ad antimateria con antigravità e probabilmente motori a ioni. Velivoli che dispongono anche di tecnologie ad eliche intubate, droni Foo Fighters, cellule di stasi per mantenere in ibernazione, diciamo, l'equipaggio, tutti elementi hardware che producono tracce tecnologiche completamente diverse. È debole secondo me ed incoerente l'ipotesi che la nuvola e la perdita della voce di Pietro, Giacomo e Giovanni siano la prova di un disco alieno in overing sopra gli astanti. Sono assenti nella narrazione la presenza di grande caldo, come nel caso di Fatina
con i vestiti bagnati che furono asciugati, prodotti appunto da microonde e o alte temperature. Invece è evidente la presenza di missing time nel racconto, dato che non è chiaro in che modo le due entità accanto a Gesù siano comparse. I tre testimoni non ne danno una descrizione, ma accettano una situazione di fatto con una descrizione circa un dialogo che era già iniziato, di cui loro non hanno memoria di quando e come sia iniziato. L'elemento del missing time e la perdita di voce potrebbe lasciar supporre l'esistenza di una sorta di visita medica o di controllo internista, polmoni, cavo orale, naso, gola, esofago, stomaco, che abbia lasciato delle temporanee lesioni alle corde vocali, causando una violenta faringite, forse a profilassi per l'esposizione ritenuta troppo vicina dell'apertura del varco interdimensionale. La mia tesi è questa: considerando le premesse logiche di paleofologia razionale, valuto che la trasfigurazione di Gesù descritta in Matteo 17, Marco 9:2-13 e in Luca 9:28-36 non contenga elementi paleofologici riconducibili alle due razze aliene note, Insetti Sapiens e Sauri Sapiens, in visita sulla Terra dal 6000 a.C. al 4100, data orientativamente del paleocontatto. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!